Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV, un'apertura, una notizia che arriva da Livorno per una meningite da meningococco C, una bambina di 12 anni tedesca è morta oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stata ricoverata. La ragazzina era con la famiglia in vacanza in un campeggio della costa e che ieri ha accusato i primi malesseri. È stata subito accompagnata dalla mamma al pronto soccorso di Cecina, siamo nella provincia di Livorno, dove i sanitari si sono resi conto immediatamente della gravità delle sue condizioni. Dopo i primi accertamenti è stato predisposto il trasferimento all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove purtroppo oggi è morta. Intanto i medici della AS Toscana Nord-Ovest, dopo un sopralluogo al campeggio, hanno sottoposto a profilassi tutti coloro che hanno avuto contatti con la bambina, compresi i sanitari che sono presi cura di lei. Si parla di meningococco C, che insomma è quello più aggressivo. La AS sta anche contattando l'altra famiglia tedesca che ha trascorso alcuni giorni di vacanza nello stesso campeggio e che è già ripartita. Da una prima indagine sembrerebbe che la dodicenne non fosse stata vaccinata, invece insomma la vaccinazione sappiamo quanto è importante. Torniamo a parlare della strage di Viareggio. Ieri c'è stata la sentenza d'appello che ha confermato le condanne. I parenti delle vittime dicono Ferrovie rinuncia al ricorso in Cassazione. Il servizio, vediamo. Di queste due sentenze che hanno analizzato nel dettaglio un sistema ferroviario totalmente fallace, dovrebbero prenderne atto i nuovi vertici di Ferrovie e il Ministero dei Trasporti. Chiediamo pertanto alle società coinvolte, come segnale concreto di scostamento dagli errori gravissimi commessi dai suoi ex amministratori, di ammettere le proprie responsabilità non ricorrendo in Cassazione, ma operando per riqualificare tale sistema. Così parenti delle vittime della strage di Viareggio dopo la sentenza di appello di ieri nella conferenza stampa che hanno tenuto oggi a Viareggio. La commentiamo con il fatto che c'è un risultato che spicca su tutti, il fatto che l'amministratore delegato di Ferrovie in primo grado era stato assolto per quell'aspetto, invece in appello è stato condannato, quindi questo dimostra ancora una volta che è proprio il sistema Ferrovie che è fallace e che va corretto. Questo noi facciamo quindi appello a chi sta amministrando adesso Ferrovie perché rinunci alla costituzione in Cassazione in modo da veramente iniziare un processo di responsabilità e di sicurezza per quanto riguarda il trasporto merci pericoloso. Quello che chiediamo anche al Ministero dei Trasporti perché si adoperi perché questo sistema cambi, perché altrimenti risuccederà un'altra Viareggio. Personalmente avevo tanta paura perché ero consapevole e cosciente di quello che poteva essere. Questi 32 morti non devono essere morti in vano. Se venivano assolti o se venivano condannati soltanto i tedeschi perché responsabili della manutenzione, era una sconfitta per tutto il mondo ferroviario, per tutta l'Italia. Se invece, come è stato, veniva riconosciuto il ruolo apicale di responsabilità degli amministratori delegati, possiamo tirare un sospiro di sollievo e cercare di andare sicuramente avanti. Ed è stato trovato morto, nudo, in fondo a un dirupo, l'uomo di 81 anni, tedesco, residente a Castiglion Fiorentino, potrebbe essere stato colto da un malore durante un'uscita all'aria aperta, ma i carabinieri non escludono nulla. L'uomo era sparito di casa da alcuni giorni, probabilmente l'hanno trovato nudo per il caldo, si sarebbe spogliato, poi il malore e quindi è scivolato in un dirupo. E incidente mortale in via Fonda di Mezzana, siamo a Prato, la vittima è un motociclista di 53 anni, il servizio vediamo. Tragico incidente nel primissimo pomeriggio di oggi in via Fonda di Mezzana. Un motociclista di 53 anni di Quarrata, Giampaolo Becciani, è morto praticamente sul colpo nell'impatto che ha coinvolto due auto, una delle quali parcheggiata lungo la strada. Immediato l'allarme. Il 118 ha subito chiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, quando i sanitari dell'ambulanza arrivata sul posto si sono resi conto della gravità dell'uomo. L'elicottero è ripartito vuoto. Per il motociclista non c'è stato niente da fare. Si tratta di un dipendente di una delle ditte della zona. Non è chiaro se l'uomo stesse andando a lavorare o avesse appena terminato il proprio turno. La ventenne alla guida dell'auto ha avuto un malore ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano. La strada è rimasta chiusa al traffico un paio d'ore, dalle 16 è nuovamente percorribile. La polizia municipale sta effettuando i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Presente sul posto anche il comandante Andrea Pasquinelli. Le immagini delle telecamere di sicurezza di una
delle ditte davanti alle quali è avvenuto il tragico fatto hanno chiarito molti aspetti. La donna alla guida della Fiat Panda ha colpito il motociclista all'uscita da una delle aziende sul lato opposto a quello di marcia, dove aveva appena accompagnato il padre a lavorare. L'urto è stato inevitabile, il motociclista è schizzato come una scheggia impazzita su un'auto parcheggiata lungo la strada qualche metro più avanti. L'impatto è stato violentissimo, come testimoniano l'accartocciamento della carrozzeria e anche lo spostamento della stessa auto. Il PM di turno, Valentina Cosci, ha disposto accertamenti sulla salma rimossa dai servizi funebri della Misericordia di Prato, presente sul posto con due ambulanze. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Sono 4 gli indagati in Toscana e sono tutti minorenni nell'ambito dell'inchiesta della Procura distrettuale e della Procura per i minorenni di Catania per detenzione e divulgazione di pornografia minorile. Secondo quanto appreso, 2 sono residenti a Livorno, 1 a Prato e 1 a Firenze. La polizia postale ha perquisito le loro abitazioni dove sono stati fatti dei sequestri proprio per materiale informatico. In due casi sarebbero state inizialmente indagate le madri dei minorenni in quanto intestatarie delle utenze telefoniche finite sotto la lente degli investigatori, poi risultate in uso dai figli. E 2 infermieri sono stati aggrediti ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale Fiorentino di Careggio da un paziente che pretendeva di essere visitato saltando la fila. Sul posto è intervenuta la polizia, l'uomo, un 47enne campano, è stato identificato e rischia una denuncia per i reati di lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio. E torniamo a parlare del decreto sicurezza. Il governatore Rossi dice: ricorreremo ancora alla Corte Costituzionale dopo che la Consulta ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro proprio il decreto sicurezza. Patrizio Ceccarelli, vediamo. Salvini si deve togliere dalla testa di governare sui territori attraverso le prefetture, lo ha detto il governatore della Toscana Enrico Rossi parlando in conferenza stampa del ricorso sul DL sicurezza presentato dalla regione stessa che la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile. Adesso, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, prendiamo atto che per la sentenza nel merito non è possibile una discussione per ragioni formali e non per ragioni di merito, lo scrive la stessa Corte Costituzionale, e quindi vuol dire che noi questo ricorso adesso lo useremo nella via possibile per arrivare alla Corte, che è quella che ci affiancheremo a colui che farà ricorso contro il decreto Salvini perché sente leso i propri diritti. Se ci sarà una persona che deciderà di fare ricorso al Tribunale civile, al Tribunale ordinario, noi saremo lì a fianco con il nostro ricorso per chiedere che si chiami in causa la Corte Costituzionale e quindi che la Corte Costituzionale discuta del merito della violazione del decreto Salvini rispetto ai diritti umani fondamentali, che sono il diritto alla salute, ad un minimo di cure, il diritto ad un minimo di assistenza sociale, il diritto ad un minimo di istruzione. Ed è per questo che faremo quindi anche una legge. Verrà approvata, l'abbiamo già spedita, mandata al Consiglio regionale, l'approveremo in Consiglio, nella quale questi 3 diritti fondamentali vengono ribaditi. Sulla questione interviene anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Io sono sempre stato molto scettico su disobbedire alle leggi nazionali. Sono per una strada più pragmatica, cioè quella di rimboccarsi le maniche e darsi da fare per ovviare ai disastri che sta facendo il decreto insicurezza, come l'ho ribattezzato. E anche noi come Comune di Firenze ci rimboccheremo le maniche. Io ho detto alla signora prefetto se la prefettura ci chiama a dare una mano, noi daremo una mano a limitare gli effetti drammaticamente negativi del primo decreto Salvini. E la Corte d'Appello di Firenze ha condannato Giuseppe Raffone e Pasquale D'Alterio rispettivamente a 6 anni e 2 mesi e a 5 anni e 4 mesi di reclusione in una vicenda per tentata estorsione con spari che furono esplosi il 23 gennaio del 2017 contro l'auto e l'edificio dove c'era la ditta dell'imprenditore fiorentino Andrea Bacci. In primo grado Raffone era stato condannato a 7 anni e mezzo e D'Alterio a 6 anni e 9 mesi. E ora parliamo degli incendi, siamo in estate, il caldo, scatta il divieto di accensione dei fuochi fino al 31 agosto. Il servizio, vediamo.
Dal 24 giugno e fino al 31 agosto scatta in tutta la Toscana il divieto assoluto di dar fuoco ai residui vegetali, agricoli e forestali. È vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi ad esclusione della cottura di cibi in braceri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi, informa la Regione, vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia. La Regione invita chiunque avvistasse o si trovasse nei pressi di focolai di incendio a segnalarli al numero verde 800 425 425 della Sala Operativa Regionale Antincendi Boschivi. Il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi è stato anticipato di una settimana perché le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LAMMA forniscono indicazioni su probabili condizioni di alta pressione con tempo stabile, bassa probabilità di precipitazioni e temperature generalmente al di sopra dei valori medi almeno fino alla fine del mese di giugno. Nel prossimo fine settimana, durante il quale sarà ancora possibile effettuare gli abbruciamenti di residui vegetali, la Regione raccomanda di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della normativa e adottare tutte le cautele necessarie ad evitare sia l'innesco di incendi sia di incorrere in sanzioni. Le norme prevedono che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento, quando la colonna di fumo sale verticalmente e con le opportune precauzioni, limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti, isolati da vegetazione e residui infiammabili, operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli, osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento delle braci. Una lettera al ministro dei trasporti Toninelli per chiedere un incontro sui disagi al traffico ferroviario regionale dovuti alle interferenze con i treni veloci lungo la linea direttissima in Toscana, e quanto ha deciso l'assessore toscano Ceccarelli, assessore regionale ai trasporti Ceccarelli, insieme ai comitati dei pendolari nel corso di un incontro. E primo consiglio comunale del Nardella Bis, oggi a Firenze, è stato eletto anche il presidente del consiglio comunale. Intanto Ubaldo Bocci all'opposizione dice: farò un'opposizione leale, e così Nardella ha detto: apprezzo le prime parole proprio di Bocci. Il servizio di Gigliola Caridi, vediamo. Primo consiglio comunale oggi a Firenze, tanti nuovi consiglieri, tanta voglia di fare e di collaborare anche. Come sindaco mi sento di rappresentare tutta la città e per questo darò il massimo valore possibile all'assemblea del consiglio comunale e riconoscerò pienamente il ruolo delle opposizioni, soprattutto se questo ruolo è costruttivo e appunto scevro da polemiche personali o di altro o simili. Sono convinto che questo consiglio comunale possa fare molto bene, c'è una larga quota di nuovi consiglieri che daranno energia, entusiasmo, linfa all'attività del consiglio e noi con la giunta saremo pronti a confrontarci come sempre con grande trasparenza e con l'unico desiderio di onorare le nostre istituzioni agli occhi di tutti i cittadini. Voglio fare un grande in bocca al lupo a tutti i consiglieri comunali, sia coloro che entrano per la prima volta nel Consiglio Comunale, sia per coloro che hanno già avuto un'esperienza. Sono certo che ciascuno di loro saprà dare un bel contributo alla vita delle nostre istituzioni. Questo è un centrodestra monolitico che farà l'opposizione in maniera straordinaria. E lei sarà anche qui? Io sono nel mio gruppo, mi vede bello pronto per fare il mio gruppo. Loro sono dei tre
i tre partiti veri, seri, impegnati, e io ho già chiesto al sindaco, al capo dell'opposizione, al direttore del consiglio che prima possibile venga portato alla votazione del consiglio comunale una deroga al regolamento attuale, fra l'altro in altri comuni non esiste, dove il candidato sindaco abbia titolo per avere una sua lista autonoma senza avere la necessità di entrare nelle liste. Sia chiaro, io entrerei in tutte e tre le liste, ma proprio perché sono stato candidato a tutte e tre le liste mi sembrerebbe una mancanza di rispetto se entrassi in una rispetto alle altre due. Questo è l'unico vero motivo. Nessuna sorpresa per l'elezione del presidente del Consiglio Comunale, lo zingarettiano Luca Milani. E 2,4 milioni da Caripit per la sicurezza nelle scuole. Vediamo. L'occasione di avere fondi per sistemare le criticità di sicurezza dei plessi scolastici nel Pistoiese c'è. Per il sesto anno consecutivo la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia promuove uno specifico bando, Cantieri Smart 2019, dedicato ai comuni della provincia di Pistoia con l'obiettivo di sostenere il miglioramento e l'adeguamento alle norme antisismiche del vasto patrimonio edilizio pubblico destinato al servizio dei cittadini e di promuovere processi di riqualificazione ed efficientamento energetico. Il bando mette a disposizione degli enti un plafond complessivo di 2,4 milioni di euro suddivisi secondo le tre misure previste: 200 mila euro disponibili per analisi e valutazioni energetiche e sismiche, 2 milioni di euro disponibili per lavori di riqualificazione energetica e sismica, 200 mila euro disponibili per progetti di riqualificazione statica e sismica. Sono ammissibili al finanziamento gli audit energetici e i lavori di riqualificazione energetica su immobili di proprietà dei comuni della provincia di Pistoia, adibiti a qualsiasi destinazione d'uso, ed edifici pubblici definiti strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di eventuale crollo per l'elevata presenza di persone. Requisito fondamentale per poter usufruire del finanziamento è che siano rispettate le tempistiche dettagliatamente indicate dal bando, nello specifico a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del finanziamento. Inoltre, nell'ambito della riqualificazione energetica, si segnala che saranno privilegiate nell'assegnazione dei contributi le opere ammesse al finanziamento di cui al programma operativo regionale per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2016-2020. Le domande devono essere inserite online sul sito fondazionecrpt.it fino alla mezzanotte di venerdì 29 luglio 2019. Non dovrà essere inviata alcuna documentazione cartacea. E ora andiamo alla Fortezza d'Abbasso di Firenze per la moda per i più piccoli. 89esima edizione di Pitti Bimbo qui alla Fortezza d'Abbasso di Firenze, un'edizione speciale con bambine vestite come principesse e bimbi come piccoli lord, ma ci sono anche delle taglie molto comode. Il vostro brand è un brand giovane, è un brand che vedo con molti colori e comodo per i bimbi. Sicuramente sì, ci sono qui due piccoli testimonial che apprezzano molto la vestibilità di questi capi, semplici, freschi, estivi, colorati, con dei cartoon che vogliono in qualche modo richiamare il mondo dei bambini, quindi molto semplici. Che tipo di materiale usate? Abbiamo prediletto materiali naturali, quindi 100% cotoni, freschi e vestibili per i bambini, per cui ci sono dei popen di cotone, gabardine di cotone, felpa e jersey. Una collezione particolare questa, direi? Beh, sicuramente una collezione innovativa che trova freschezza e soprattutto rispondenza nel mondo dell'adulto, perché c'è una corrispondenza, un mini-me al 100%, e questo è un trend sicuramente molto interessante che noi abbiamo seguito da sempre. Del resto Lorenzo Serafini, che è il creativo che dedica la sua attenzione a questo prodotto, tiene molto che ci sia proprio affinità.
Per quanto riguarda Gmail, ci mette il proprio bagaglio esperienziale, 40 anni, anche più di 40 anni nel mondo del bambino, quindi tutto il know-how di Gmail viene trasferito sul prodotto e ne fa di questa collezione veramente un prodotto di grande levatura. Un bambino molto, e una bambina molto molto eleganti, direi. No, è una bambina che sicuramente è al passo con i tempi, è una bambina esigente, è una bambina dal buon gusto, è una bambina a cui piace il bello e soprattutto è una bambina a cui piace imitare la mamma. E ora arte, moda, andiamo a Grosseto con Carlo Sestini. Bruno Lelli in esposizione a Grosseto al Quadrivio, una mostra dove ha presentato le sue tante forme di artista, dai mobili alla pittura alla moda. Ha chiuso appunto questa 4 giorni con una esibizione, con una sfilata di moda, lui riesce a improvvisare anche gli abiti, con la presenza anche di Miss Venezuela. Sì, l'idea di questa mostra era racchiudere tutte le mie forme d'arte in 10 installazioni, come percorrere 10 stili diversi di case, dove all'interno, come allestimento, c'era anche il tessuto, dunque la tenda o la coperta o il lenzuolo o quello che sia. E questa sera queste stoffe, che è il complemento d'arredo, diventeranno abiti su corpi di modelle. Spesso ti cimenti in questa forma di arte che ti ha portato anche a raccogliere successi a livello mondiale. Sì, sono stato scelto per rappresentare l'Italia in un festival internazionale in Colombia. Io ho portato come mia arte, era moda, arte e riciclaggio, e con un gran successo ho vinto questo festival e niente, stasera lo ripropongo qui per le persone che comunque non mi conoscono. Che cosa significa vestire una donna per Brunelli? Una donna ha la sua bellezza, dunque la bellezza non ha bisogno di grandi cose, non ha bisogno di firme, non ha bisogno di cose eclatanti, ha solo bisogno di essere illuminata e basta. A Miss Venezuela a Grosseto per questa sfilata di moda un po' particolare. Con Bruno ci conosciamo già da diverso tempo e sì che è un'esperienza che facciamo già da tanto. Miss Venezuela nel 2017, che cosa ha significato per te vincere quella fascia? È stato molto bello anche perché ero già in Italia, però quando mi hanno chiamato e mi hanno insomma detto la sorpresa che dovevo rappresentare il mio paese, per me è stata una cosa molto bella, infatti mi viene anche la pelle d'oca perché comunque essendo anche lontano dal mio paese, però comunque portarlo, farlo vedere, per me è una cosa proprio importantissima. Qual è la caratteristica che ti fa assomigliare di più la Maremma al tuo Venezuela? Non sembrerebbe, ma il mangiare per me è il debole più, più forte. E ora la musica. Intanto Ligabue sarà in concerto allo stadio Artemio Franchi il 25 giugno e invece questa sera a Forte dei Marmi riparte il tour degli stadi dopo l'infortunio a Curreri. Il servizio. I mitici stadio inaugurano il tour Stadio Mobile Life 4.0 a Forte dei Marmi nell'ambito dell'iniziativa Arcobaleno d'estate. Il debutto era previsto una settimana fa in Abruzzo, ma una brutta caduta sul palco del leader Gaetano Curreri durante la data zero il 24 maggio a Castel Raimondo Macerata, che coincideva anche con il raduno nazionale dei fan, aveva costretto a uno stop forzato. Curreri, operato al femore dopo la convalescenza e la riabilitazione, è pronto ora a tornare sul palco. Tra l'altro il gruppo sarà in Toscana anche il 29 agosto a Marciana Marina all'Isola d'Elba. Forza dentro pazzesca,
perché capisci, quando tu ti sei messo, io quel giorno che mi sono rotto il femore, quella notte, io ho guardato la mia manager Laura e gli ho detto: è finito tutto. Dico: finito, sì, è finito, è finita l'estate, cioè è finita la tournée. E poi invece sono stato quella notte nel pronto soccorso di Camerino e mi sono detto: ma perché? Perché mi devo far condizionare? Cioè io dentro di me è scattata una rivalsa, una voglia di considerare questa, la serata di Forte dei Marmi, l'inizio del tour. E io mi fermo qui, grazie per averci seguito.